sai delle gravi conseguenze che possono sorgere nel proferire maledizioni contro la nazione di Israele? Inoltre, deridere Dio può comportare rischi considerevoli. Nel video di oggi affronteremo il destino tragico di 9 figure famose, tra cui presidenti, artisti e scienziati, che hanno espresso maledizioni contro Israele e hanno avuto esiti disastrosi. Alcuni di loro hanno deriso Dio e hanno affrontato risultati altrettanto sfortunati, comprese le loro morti. Esploreremo i pericoli di deridere Dio. Questo video sarà molto impattante. Israele è una nazione di spicco la cui storia è documentata nelle pagine della Bibbia. La sua traiettoria risale a tempi antichi, iniziando con il patriarca Abramo, al quale Dio chiamò per lasciare la sua terra e la sua famiglia. Dio fece promesse ad Abramo che avrebbero avuto un impatto significativo su tutta l'umanità. È innegabile che il popolo di Israele è considerato il popolo eletto da Dio, e Lui protegge questa nazione e adempirà le sue promesse. Se qualcuno tenta di fare del male a questo popolo eletto, basta ricordare Genesi, capitolo 12, versetto 3, che dice: «Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Fratelli, esaminiamo ora queste persone che hanno lanciato maledizioni su Israele e hanno affrontato un destino tragico. Il primo caso è quello di Hugo Chavez. Il 2 giugno 2010, il presidente Hugo Rafael Chavez Frias, noto per le sue tendenze golpiste e la mancanza di rispetto per le leggi, decise di dimostrare la sua presunta leadership globale, esprimendo la sua opinione su Israele durante uno dei suoi discorsi abituali. Chavez condannò veementemente lo Stato di Israele, esprimendo il suo odio in modo diretto. Dice: «Approfitto per condannare nuovamente, dal profondo della mia anima e dei miei pensieri, lo Stato di Israele. Maledetto sia lo Stato di Israele. Il leader rivoluzionario, spesso associato a credenze mistiche come che gli spiriti della savana e seguace di Buddha e altre religioni, logicamente dimenticò, o nessuno dei suoi consiglieri lo informò, che Israele è considerato il popolo di Dio. Non si trattenne dal lanciare questa maledizione contro Israele in diretta nazionale, qualcosa che fu applaudito da circoli intellettuali in tutta l'America Latina. Tuttavia, non fu solo il fatto di maledire Israele che portò il Venezuela alla profonda miseria. È interessante notare come il cancro di Hugo si sia originato nella parte del corpo da cui è scaturita la maledizione che lanciò contro Israele. All'epoca, Hugo era il leader del Venezuela e, maledicendo Israele, non portò solo maledizioni su se stesso, ma anche sulla sua nazione. Nemmeno i medici cubani più prestigiosi e rinomati poterono aiutare Hugo, poiché nessuno può deridere Dio e il suo popolo senza subire conseguenze. Il 5 marzo 2013, Hugo Chavez, che all'epoca era presidente del Venezuela, morì a 58 anni dopo una battaglia di 2 anni contro il cancro, dopo aver guidato il paese per più di 13 anni. Il secondo caso è stato quello di Hasan Bitmez, un deputato turco di 53 anni e membro del partito islamico Felicità. Ha avuto un attacco cardiaco il 14 dicembre 2023, mentre discuteva sulla guerra tra Israele e Hamas. Durante il suo discorso, Bitmez ebbe un attacco cardiaco dopo aver fatto critiche pungenti contro Israele, affermando che la nazione non sarebbe sfuggita all'ira di Allah. Svenne dopo aver pronunciato le seguenti parole: «Anche se la storia rimane in silenzio, la verità non rimarrà nascosta. Essi, Israele, credono che eliminandoci non ci sarà problema, ma non potranno sfuggire al tormento della coscienza. Anche se cercano di evitare l'angoscia della storia, non potranno evitare l'ira di Allah». Le sue dichiarazioni furono rivolte a Israele. Il Dio di Israele mantiene sempre le sue promesse e onora il suo nome. Il terzo caso
è quello di Saddam Hussein. Il dittatore non solo lanciò maledizioni contro Israele, ma osò anche bombardarlo. Saddam Hussein, noto per essere un dittatore islamico che utilizzava versetti del Corano per eliminare la popolazione civile del suo paese, fu catturato dalle truppe americane ad Al-Daur, vicino alla sua città natale Tikrit, a nord dell'Iraq, il 13 dicembre 2003. Il 5 novembre 2006 fu condannato a morte per impiccagione per il suo coinvolgimento nella morte di 148 iracheni sciiti del villaggio di Dujail nel 1982. Il 30 dicembre 2006 fu giustiziato e continua a essere ricordato come uno dei dittatori più crudeli della storia. Il quarto caso è quello di Muammar Gaddafi, un militare, politico, dittatore e leader libico che governò il suo paese per 42 anni, dal 1 settembre 1969. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, guidò la rivoluzione del 1 settembre 1969, che rovesciò il re Idris I di Libia, stabilendo un nuovo sistema di governo in sostituzione del Regno di Libia. Sebbene non occupasse alcuna carica pubblica dal 1979, si autoproclamò leader e guida della rivoluzione. Gaddafi lanciò maledizioni contro Israele, mentre si compiaceva di bombardare e attaccare i suoi oppositori. Non si conosce il numero esatto di persone torturate solo per aver criticato la sua dittatura. Dopo che Gaddafi fu catturato vivo, la sua morte fu terribile, rispecchiando lo stesso trattamento brutale che infliggeva ai suoi nemici. Nonostante implorasse pietà e clemenza, fu giustiziato nel modo più orribile possibile. Il quinto caso è quello di John Lennon. La sua frase più controversa, pronunciata nel marzo del 1966 durante un'intervista per un giornale londinese, è ricordata ancora oggi. Durante la visita della giornalista Maureen Cleave alla casa dei Beatles, per un'intervista sulla vita quotidiana della band, Lennon, senza preavviso, fece una dichiarazione che scosse la continuità dei Beatles negli anni 60. Mentre gli altri membri della band si prendevano una pausa dal loro tour mondiale, Lennon era molto interessato a questioni spirituali e religiose, dedicandosi alla lettura per ampliare la sua mente. Fu durante questo periodo di apprendimento che fece alcune delle dichiarazioni alla giornalista Maureen Cleave. Disse: «Il cristianesimo sta scomparendo e diminuendo. Scomparirà. Non bisogna aspettare molto. Ne sono certo. E il tempo lo dimostrerà. Noi siamo più popolari di Gesù. Non so cosa scomparirà prima, se è il rock o il cristianesimo. Gesù andava bene, ma i suoi discepoli erano rozzi e volgari». Queste furono le parole di John Lennon. Fu assassinato da Mark David Chapman l'8 dicembre 1980, lasciando un'eredità duratura. Tuttavia, Gesù Cristo e il cristianesimo continuano ad essere più rilevanti che mai. Il sesto caso è quello del brasiliano Cazuza, un compositore, cantante e poeta bisessuale. Era figlio unico del produttore discografico João Araújo e della cantante Maria Lúcia, e fin da giovane ebbe contatto con la musica e la letteratura. Influenzato dai forti valori della musica brasiliana, Cazuza preferiva temi drammatici e malinconici. Durante una presentazione a Rio de Janeiro, mentre fumava una sigaretta, espirò un po' di fumo nell'aria e disse: «Dio, questo è per te». Purtroppo, qualche tempo dopo, Cazuza morì il 7 luglio 1990, a 32 anni, in modo terribile a causa del virus HIV. Il settimo caso è quello di Marilyn Monroe, un'attrice, modella e cantante famosa per i suoi ruoli comici come bionda esplosiva. È diventata uno dei simboli sessuali più prominenti degli anni 50 e 60, oltre a essere un'icona della rivoluzione sessuale dell'epoca. Durante una presentazione di uno spettacolo, Marilyn Monroe fu visitata da Billy Graham, che affermò che lo Spirito di Dio lo aveva mandato per predicare a lei.
Dopo aver ascoltato ciò che il predicatore aveva da dire, rispose: «Io non ho bisogno del tuo Gesù». La mattina del 5 agosto 1962, il suo psichiatra, il dottor Ralph Grinson, sfondò una finestra per entrare nella sua stanza e trovò l'attrice morta nel suo letto, accanto a una bottiglia vuota di sonniferi. L'ottavo caso è quello di Stephen Hawking. Lo scienziato ha passato tutta la sua vita cercando di rispondere a due domande generalmente interconnesse. Come è stato creato l'universo? Per affrontare questa questione, si è dedicato allo studio della teoria del Big Bang e alla teoria dei buchi neri, che sono state due delle sue maggiori contribuzioni alla scienza, cercando di spiegare l'origine dell'universo. Sebbene queste teorie fossero piuttosto complesse, entrambe lo portarono a una conclusione semplice e potente. Non è necessario invocare Dio per dare inizio all'universo, come affermò nel suo libro Il Grande Progetto nel 2010. Il 14 marzo 2018, Stephen Hawking è morto all'età di 76 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia che lo lasciò confinato a una sedia a rotelle e lo costrinse a comunicare tramite una voce computerizzata distintiva. Il nono caso è quello di Joseph Bruce Ismay, un uomo d'affari britannico che ha ricoperto il ruolo di presidente e direttore della White Star Line, la compagnia proprietaria del Titanic. Joseph viaggiò e sopravvisse al viaggio inaugurale del Titanic, uno dei più importanti della linea. Il creatore del Titanic dichiarò all'epoca che nemmeno Dio avrebbe potuto affondare la nave. Il Titanic è diventato la più grande nave passeggeri del mondo e ha guadagnato una triste notorietà nella notte del 14 aprile 1912, quando il Titanic si scontrò con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton, in Inghilterra, a New York, negli Stati Uniti. La nave affondò in meno di 3 ore, portando alla morte di oltre 1500 persone. Fratelli, abbiamo appena assistito a esempi di persone che hanno deriso Dio e hanno affrontato le conseguenze delle loro azioni. Questo serve come un avvertimento per le migliaia di persone che deridono Dio. Riflettiamo ora sulle parole della Bibbia in Galati, capitolo 6, versetto 7. Non vi fate illusioni. Non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Deridere Dio è un'azione che implica mancanza di rispetto, disonore o semplicemente ignoranza nei confronti di Lui. Si tratta di un'offesa grave commessa da coloro che non hanno riverenza per Dio o negano la sua esistenza. Il derisione è facilmente identificato dalla mancanza di rispetto che si manifesta attraverso insulti verbali o altri atti di disprezzo, tra cui il ridicolo, la derisione e la sfida. Nella Bibbia, il derisione è associato al comportamento e all'atteggiamento dello stolto, del malvagio, del nemico, di chi odia la conoscenza, dell'orgoglioso e dell'indocile. Il Salmi 74, versetto 22, affronta questa questione. Ergiti, o Dio, difendi la tua causa. Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Uno schernitore non solo manca del discernimento per prendere decisioni sagge, ma fa anche una scelta consapevole del male. Essi non dimostrano uno spirito di obbedienza, di apprendimento, di discernimento, di saggezza, di adorazione o di fede. Ora lasciate un commento se già conoscevate questa storia di queste persone che abbiamo citato nel video. E se hai guardato fino a qui e non ti sei ancora iscritto al nostro canale, iscriviti ora, attiva la campanella delle notifiche. Così aiuti il nostro canale a crescere. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.